Questa è una storia di laggiù. Laggiù in basso, sottoterra. Piccolo Asmodeo se ne stava seduto alla luce dei grandi fuochi, mentre i suoi fratellastri invece correvano intorno alla tavola. Ah, Asmodeo, ascoltami. Perché non ti capita mai di litigare o di picchiarti con qualcuno? Ho deciso. Lo manderò su, nel regno della luce e della terra. Mi raccomando, devi corrompere un'anima fragile e portarmela qui, prima di mezzanotte. L'inizio non fu facile per niente. Un vero incubo. Provate a immaginare. È un piacere conoscerla, signora Mucca la Bella. Io sono Asmodeo e posso darle qualunque cosa lei desideri. Basta che in cambio lei mi prometta la sua anima. La mia anima? La mia anima appartiene solo a Dio! Ah, l'ha già data a qualcuno, che peccato! Cacchette! Scusate, signore, sono vostre le cacchette qui intorno? Certamente! Ah, pecore, che fortuna! Quello che ha in bocca? Che cos'è quello che ha in bocca? Faccia di capra? Cacchette di pecora! Ne volete un po'? Due di loro lo tennero fermo, mentre il più grande gli tirava via dalla tasca una manciata di cacchette e se le ficcava in bocca, guardandolo soddisfatto. Finché non arrivò qualcuno a salvarlo. Non c'erano dubbi. Vestito bianco, spada di legno, si trattava di un angelo. Avrai molta fame. Tieni. Che cosa sono? I miei biscotti. Li ho chiamati sogni. E non scordarti dei sogni. Piccolo Asmodeo camminò a lungo in cerca di un infelice. Io sono così infelice da volerlo fare. Davvero? Che fortuna! E che cosa vuoi in cambio? Voglio che mio fratello guarisca. Se è questo quello che desideri di più, affare fatto. Ora so che è guarito. Hai mantenuto la tua promessa. Ora io mantengo la mia. La mia anima è tua. Ha trovato me. Tu? Spero di andare bene, signore. Sì, benissimo. Vieni. Vieni. Ah, che anima stupenda mi hai portato, Asmodeo. Viva Asmodeo! Sei tornato dalla terra. Hai compiuto la tua guerra. Hai portato qui Cristina. Cristina, che ora è pronta, poverina! Ah, allora, che cosa ti ha concesso Asmodeo? Ha guarito mio fratello. Guarito? Tuo fratello? Non si può dannare un'anima per le sue buone azioni, capisci? Come diavolo sono proprio un vero disastro, si disse. Cosa ci posso fare? I sogni. Non scordarti dei sogni. Io voglio che Cristina si giri. Si giri. Anche soltanto una volta. Una volta soltanto.
Asmodeo. Perché non vieni? Sì.